parte la campagna per la raccolta degli oli vegetali esausti per Olivia. Il Comune di Teramo, in collaborazione con Teramo Ambiente e Adriatica Oli, potenzierà nelle prossime settimane in città il servizio di raccolta degli oli vegetali esausti da utenza domestica, con il posizionamento di 8 campane stradali deputate al conferimento. Olivia, questo è il nome dei contenitori gialli dove i cittadini potranno conferire l'olio alimentare residuo delle fritture e della conservazione degli alimenti. Un passo importante se si pensa che questo rifiuto disperso in natura è altamente inquinante. Parte la campagna di sensibilizzazione per la raccolta degli oli esausti. In che cosa consiste questo progetto? Questa campagna si chiama Per Olivia, appunto è la campagna, come diceva, per la raccolta differenziata degli oli vegetali esausti, quindi gli oli alimentari usati. È una campagna patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e parte integrante adesso di questa campagna appunto è Oliver, questo mezzo itinerante che andrà nelle piazze di Marche e Abruzzo a fare sensibilizzazione ambientale, appunto. L'intento è quello di far interiorizzare al cittadino le buone pratiche della raccolta differenziata e nulla, è una cosa importante. C'è da dire che questa campagna prende luogo qui a Teramo in questo momento proprio perché il sindaco, in collaborazione con appunto la Teramo Ambiente ed Adriatica Oli, di cui faccio parte, collocheranno 8 contenitori stradali verso cui il cittadino può conferire appunto il rifiuto. 8 campane gialle, Olivia, appunto, questo rifiuto è altamente inquinante. Sì, è molto inquinante per l'ambiente e non va versato assolutamente negli scarichi domestici, anche perché va a danno del lavandino, del depuratore comunale. Si pensi che ogni chilo di olio vegetale esausto che arriva appunto al depuratore comporta un costo di 50 centesimi all'incirca, quindi può essere invece raccolto in maniera differenziata, ecco, per essere poi trasformato in diversi prodotti. Pensate al biodiesel, al sapone, distaccanti per l'edilizia e altri prodotti, quindi sicuramente è un'azione, diciamo, buona da fare, da compiere da parte del cittadino. Comunque li vediamo abbastanza interessati i cittadini, in quanto passano ci chiedono. E viene anche consegnato un flaconcino di ridetersivo. In cosa consiste? Il ridetersivo è un gadget che diamo durante le campagne, si tratta di detersivo per il bucato ricavato dagli oli di frittura, appunto è qualcosa che fa capire al cittadino cosa si ricava, cosa ne viene dal suo sforzo, ecco. Siete anche sui social network? Sì, allora Per Olivia la campagna è su Facebook, cercando Per Olivia appunto, oppure c'è il sito www.perolivia.it e al più presto lì appunto diremo anche l'esatta ubicazione dei contenitori Olivia su Teramo.